La questione della soprintendenza del Teatro San Carlo di Napoli continua a tenere banco. Da un lato, come è noto, c'è il reintegrato Stéphane Lissner, il cui pensionamento è stato ritenuto illegittimo dal giudice del lavoro. Dall'altro, il suo successore, l'ex AD della RAI Carlo Fuortes, che nonostante le parole del ministro Sangiuliano, che ha chiesto il rispetto della decisione dei giudici, sembrerebbe intenzionato a voler rimanere al massimo partenopeo. Un impasse che non depone certo a favore dell'immagine del San Carlo, come rilevato anche dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Teatro San Carlo dovrebbe essere il teatro lirico più importante del mondo, per la sua tradizione, per la tradizione musicale di Napoli. Beh, siamo riusciti a sporcare l'immagine del San Carlo con una gestione che negli anni passati la Regione Campania ha contestato. Una situazione di caos, ma soprattutto una offesa alla dignità di Napoli e del Teatro San Carlo. A conferma del fatto che bisogna essere seri, che chi ama il San Carlo e Napoli è chi adotta criteri rigorosi di gestione dei bilanci, non chi fa propaganda e non fa più niente. E dunque ci troviamo in questa situazione vergognosa. Siamo veramente a livelli di pulcinellismo. Provate a immaginare l'immagine che arriva nel mondo.